Il mio partito sta discutendo al proprio interno e anche con la maggioranza, non solamente col governo. Noi pensiamo che per salvaguardare i dipendenti di tutte le banche, le società finanziarie che ci sono in questo momento a San Marino si possono fare alcune cose. Uno sono i contratti di solidarietà, via che è già stata sperimentata in Italia proprio nelle banche. Là hanno lavorato per un certo numero di anni, un giorno meno alla settimana, hanno guadagnato il 20% di meno come stipendio e hanno evitato un sacco di licenziamenti. Questa è una delle soluzioni. L'altra soluzione è quella di accompagnare verso il pensionamento le persone che sono vicine al pensionamento. La terza è introdurre il part-time. Con queste tre soluzioni io credo che si possano evitare i licenziamenti. Per il resto noi possiamo stare qui a chiacchierare fino a domani mattina, cercare di rispondere a una domanda di Giuliano Torrenini. Possiamo continuare a parlare fino a domattina. Io ho sentito un sacco di cose scontate, nel senso che si dicono certe cose, ma il governo non ha mai detto che fa una cosa contraria. Questo è il primo aspetto. Poi possiamo discutere sull'indebitamento, il non indebitamento. Per salvare il sistema bancario, e fino adesso i governi che ci sono stati, dico genericamente lo Stato, cari signori, vi hanno salvato i risparmi nelle banche. Fino adesso voi dovete essere soddisfatti perché i vostri risparmi sono al sicuro. Quindi, grazie. Non dovete ringraziare me, perché non sono stato io che li ho salvati. Qui è stato un complesso di cose, per cui si è deciso fin dall'altra legislatura di proteggere i risparmi di San Marino. Ecco, se per continuare a farlo, occorrono delle risorse e le risorse internamente non ci sono. Voi ditemi che cosa si manda per aria tutto o si fa qualche debito con la prospettiva di pagarlo in un lungo periodo? Questo è l'interrogativo. Giancarlo Venturini. Sì, anch'io, visto che tanto ci stiamo avvicinando alla conclusione, volevo essere costruttivo e non soltanto no, volevo un po' l'invito che ha fatto prima Giuliano. Ma prima di andare a due o tre proposte, vorrei avere e chiedere, visto che forse stavolta il segretario Celi parla dopo di me e quindi può darsi che mi dia la risposta, due o tre domande e poi faccio le proposte. Uno, perché la centrale rischi? No, non è partita e non parte. Quando, se fosse lui e i suoi, scusa, ho capito, te hai detto che la centrale rischi perché te l'ha detto Banca Centrale, partirà a settembre di quest'anno, solo interna. Invece c'è la circolare di Banca d'Italia di anno scorso, 139 del 2016, maggio 2016, che dice che è auspicabile che si vada avanti su quello perché è la base di confronto con San Marino, e nello stesso tempo il governatore dice che e probabilmente dovrà essere tutto operativo previo un protocollo d'intesa che è prepedeutico poi al memorandum ad attivarsi il tutto entro dicembre 2016. Seconda domanda, dove Banca Centrale pensa di prendere i 150 milioni? E poi terza domanda, qual è la loro proposta del governo e di Banca Centrale sugli NPL? Perché qui c'è una proposta che ha avanzato anche in uno studio a marzo scorso l'ABS, proposta che è stata, mi risulta, poi io non ho gli elementi definitivi, addirittura approvata anche con una nota specifica dal governatore di Banca d'Italia, Visco, per cui credo che non fosse tanto campato in aria, che vuol dire a guadagnare tempo, non svendere gli NPL, trovare una soluzione condivisa con le banche perché sono loro i proprietari di quegli NPL. E queste sono le tre domande. Le proposte. Allora, io credo che nonostante le difficoltà, nonostante che abbiamo creato la situazione con un discorso di liquidità, dobbiamo e abbiamo la possibilità, a mio avviso, di uscire da questo quadro tutti insieme, dove il primo aspetto è ricreare la fiducia nei sammarinesi e nei soggetti che hanno ancora i depositi del San Marino per rallentare, se non bloccare, la fuoriuscita di risorse, perché altrimenti tutte le risorse che lo Stato dovrà mettere, Banca Centrale dovrà ricercare, e vanno per la liquidità, ma è come buttarli al vento, perché se non diamo un messaggio di fiducia, noi mettiamo soldi per dire agli altri portateli via da altre parti, questo non va bene e non è possibile se non dare un messaggio concreto, serio, di fiducia al sistema. Secondo punto è quello di trovare una soluzione per una liquidità temporanea,
adesso salta fuori questo discorso di banca centrale che mette a garanzia dei titoli che ha disponibili. Mi piacerebbe sapere quali sono questi titoli, perché una parte penso che sia del fondo pensioni, fondi ISAE, un'altra parte sono quelle del patrimonio, la riserva obbligatoria che deve essere la ROP, no? Che deve essere depositata dalle banche, quindi non sono loro che avranno investito altre parti, e altre che forse avrà Banca d'Italia, ma fa parte della liquidità del sistema che serve anche per lo Stato. Quindi non è uno scherzetto da poco, perché poi è vero, se questo sistema, questo modo di operare vuol dire travalicare il Consiglio solo con una delibera del CCR, una delibera del Comitato della Governance di Banca Centrale, del Consiglio Direttivo, cioè queste sono cose che alla fine pesano sulla testa dei cittadini, l'ho detto prima. Per molto meno si deve andare in consiglio e nel discutere si distinzionare come si è sempre parlato. Qui indebitiamo lo Stato, perché comunque lo indebitiamo, sulla testa dei cittadini senza avere un disegno preciso. Terzo punto, una volta che abbiamo fatto queste due cose, la terza cosa è vedere come possiamo recuperare delle risorse che oggi sono all'esterno. Quindi cercare di favorire quei meccanismi, magari con delle detassazioni o altro, per far riportare i soldi dei sammarinesi che hanno fuori, o anche di chi li ha portati via per la paura che si è generata in questi mesi, devono tornare a San Marino. Quarto aspetto, e qui era quello che si doveva cercare di fare, era di trovare delle nicchie di operatività per le banche su dei servizi esterni, ma in questo servono gli accordi da firmare, non le parole, i memorandum con altre banche centrali, con altri paesi, che ad oggi mi sembra che in un anno non abbiamo neanche firmato uno. Allora io credo che le soluzioni ci sono e credo che dobbiamo attivare, penso, un tavolo, con tutte le forze politiche, le istituzioni, anche le forze politiche di opposizione, non solo del governo e basta, le istituzioni, il mondo economico e sociale di San Marino, per metterci attorno a un tavolo e ragionare quali sono le soluzioni migliori. Non abbiamo bisogno né di sceriffi né di faraoni per svendere il paese. Grazie segretario Vittorini. Segretario Cianci. Accetto. Allora, alcune risposte a delle richieste di